Bentornati a Dai Casa Green con Tecneco in diretta dai padiglioni della Fiera di Rimini Ecomondo Città Sostenibile. Per parlare ancora una volta di quello che può essere un progetto, un'idea di casa, di urbanizzazione, di servizi, insomma oggi il mondo sta cambiando, va verso una maggiore efficienza, verso una maggiore ecologicità della vita quotidiana e dei servizi. Dai Casa Green, pensato da Energia insieme a Energiada, rappresenta nel concreto proprio questo e può essere di aiuto nel progettare le nuove città, ciò che c'è, ciò che potrà esserci. E è proprio Giulia Pedrocchi, architetto di Energia, io le chiedo che cosa si può concretamente fare. Sì, allora oggi a Città Sostenibile abbiamo parlato tanto di politiche locali, abbiamo parlato del PAES, degli strumenti europei di riduzione, di mitigazione e anche gli strumenti futuri di adattamento ai cambiamenti climatici. Cosa possiamo fare per il territorio? Beh, i Casa Green nasce come idea di riqualificazione della casa, però la casa non intesa soltanto come le mura o gli immobili, casa intesa anche come territorio, quindi gli enti locali che aderiscono volontariamente al PAES, al PAES, fatto dei sindaci che redigono il PAES, si danno una lista di obiettivi e cercano di coinvolgere i cittadini nel fare delle azioni efficienti sia per quanto riguarda la mobilità che per quanto riguarda anche il patrimonio immobiliare. Però gli enti locali devono anche lavorare sul loro stesso patrimonio, quindi è importante studiare delle azioni condivise, delle forme di partnership pubblico-private o comunque dei business plan che siano appetibili per gli enti locali, in modo tale da poter riqualificare sia il proprio patrimonio edilizio, le scuole, gli edifici municipali e quant'altro, sia anche l'illuminazione pubblica, che è una delle voci di costo più consistenti per i bilanci comunali. In questo periodo in cui gli enti locali hanno dei tagli notevoli al bilancio, fare efficienza energetica è uno strumento per poter rimettere in moto effettivamente delle altre politiche che altrimenti verrebbero drasticamente ridotte proprio per una minore disponibilità economica. Beh, mi viene da dire che oltre all'efficienza energetica ci vuole proprio l'efficienza delle idee, oltre che smart cities, smart amministratori. Sì, Assessore, sì. Lei è assessore a Chioggia, questo è quello che si potrebbe fare nel concreto, assessore all'ambiente del comune di Chioggia, nel concreto che voi che cosa avete fatto? Noi abbiamo sicuramente aderito al patto dei sindaci costruendo un PAES in collaborazione tra l'altro con Energia e in questo PAES abbiamo individuato dopo una prima indagine che abbiamo sostenuto su quelli che erano i settori maggiormente maggiormente da dover, come dire, in qualche modo promuovere delle azioni, che sono la mobilità e il traffico urbano cittadino eccetera. Abbiamo promosso delle azioni che già sono state in qualche modo programmate, attivate e già concluse, che sono sostituzioni di punti luce con lampade a LED, sono sicuramente l'incentivo di biciclette e l'acquisto che poi è stato fatto, perché poi l'incentivo delle biciclette ha avuto nel nostro territorio, che è un territorio molto particolare e che ha visto una grande adesione e che quindi poi anche l'amministrazione stessa ha voluto continuare con degli incentivi locali. Abbiamo sicuramente in programma azioni di sostituzione di illuminazione negli edifici pubblici e sono state sostituite 31 caldaie negli edifici, soprattutto nelle scuole. Abbiamo nei prossimi mesi verrà realizzata la zona traffico limitato nel centro storico, proprio in funzione e tra l'altro una delle azioni previste all'interno del PAES, e poi grandissima attenzione rispetto a quello che sarà poi tutta l'attività di formazione, di sensibilizzazione, di eventi e di momenti insomma dedicati poi in collaborazione con le scuole di appunto attività di formazione nel territorio. Insomma, un bel impegno, sì, soprattutto in tempi molto di spending review, di patto, sì, di stabilità, insomma. Sì, però è un impegno che l'amministrazione di Chioggia ha preso fin dall'inizio, ha colto l'occasione, proprio, ripeto, anche per le caratteristiche, tra l'altro, della nostra città. C'è una parentesi che non è impossibile escludere, che è quella legata alla pesca e tutto quello che è al lavoro con la pesca sostenibile, certo, piuttosto che, e quindi è una cosa che ci sta molto a cuore, quindi non a caso questa per noi è un'occasione. Senta, io insomma guardo il Ministero, lei non è tutto il Ministero, Marcello Capra, Ministero dello Sviluppo Economico, è vero che voi non date, non finanziate direttamente i comuni, però certamente da voi partono tutta una serie di azioni possibili che liberano risorse e liberano anche spazio alle idee verso la sostenibilità. Per esempio?
Guardi, per esempio direi subito il recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica. Con il recente decreto legislativo 102 noi abbiamo colto questa opportunità. Sapete bene che l'Italia, come gli altri paesi europei, ha questo obiettivo molto sfidante del 20% di efficienza di risparmio al 2020. E poche settimane fa il Consiglio europeo ha rinforzato questo obiettivo al 2030 fissando un target del 27%, quindi molto sfidante. Per cui con questo decreto noi pensiamo di aver messo a disposizione una serie di strumenti. È vero che non finanziamo direttamente, però teniamo conto che negli ambiti urbani si consumano circa i 2/3 dell'energia in tutta l'Unione europea. Quindi la direttiva mette proprio in evidenza questi aspetti sia nell'efficientamento degli edifici. Qui abbiamo definito un piano che riguarda 14 milioni di edifici in tutta Italia, che sono soprattutto in ambito urbano. Abbiamo lanciato anche un programma di riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione, che molti insistono nei comuni ovviamente. Abbiamo avviato delle azioni anche per favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili attraverso le cosiddette reti intelligenti. Insomma, è una direttiva che affianca gli strumenti che il Ministero ha già messo in campo da anni, come per esempio il famoso ecobonus, che speriamo di poter confermare anche nei prossimi anni. Altri strumenti come il conto termico destinato anche alle piccole utenze familiari, ai piccoli interventi di efficienza e anche di impiego di rinnovabili per usi termici. Quindi tutta una strumentazione che cercherà senz'altro di aiutare questa dinamica domanda di aiuto da parte dei comuni. Sappiamo che l'Italia è il primo paese ad aver aderito al patto dei sindaci. Spesso magari poi la firma non si è concretizzata in piani, azioni concrete, però questo è un segnale molto chiaro della dinamicità, certo, degli enti locali che noi dobbiamo aiutare. Mi permetto di chiudere con un riferimento ai fondi strutturali. Noi abbiamo da adesso fino al 2020 una nuova stagione di fondi strutturali che sono destinati allo sviluppo delle regioni. Bene, sull'energia avremo diversi miliardi di euro da spendere, ma spendere bene. Quindi, siccome questi fondi sono intermediati dalle regioni, il nostro appello è anche alle regioni che possano affiancare i comuni virtuosi con progetti interessanti e nello spendere bene una volta tanto questi fondi. Insomma, abbiamo capito quello che si può fare, quello che si fa e in fondo quello che si potrà fare in che maniera, perché sono momenti, luoghi diversi, perché hai le imprese, hai gli enti locali, hai il governo, insomma, quello che significa andare verso un progetto di sostenibilità sul territorio. Storie che qui da Aecasa Green stiamo raccontando in diretta streaming su www.tecneco.it e tutto questo potrete rivederlo nei prossimi giorni, già dalle prossime ore, sul sito YouTube di Tecneco. Qui appunto da Aecasa Green, Ecomondo, Città Sostenibile 2014. Grazie a tutti, soprattutto per l'attenzione che ci avete riservato, ci auguriamo anche il piacere, buona visione, a fra pochi minuti con un altro appuntamento in diretta.